Già pronto? Paga il braccio più tamarindo della Sardegna. Ciao Danielson. Tutto bene? Sei sempre più grosso, Daniele, guarda, non ci stai più nell'inquadratura, mi tocca comprare un altro telefono. Va bene. Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Nuova settimana, nuova reaction ad uno scherzo. Nuovo scherzo, dato che vi piacciono, ma dato che soprattutto ci piacciono, se no non lo faremmo mai. Perché prima di tutto ci dobbiamo divertire, esatto. Altrimenti ci annoieremmo. Alla lunga. Oggi reaction ad uno scherzo, questa volta scherzo delle Iene. Torniamo nella nostra comfort zone. Ok. Quindi non scherzi a parte, scherzo alle Iene a Paola Di Benedetto. Paola Di Benedetto che io vidi la prima volta. Dove? Scendere dalle scale di Joe Darwin come madre natura. Ah, è vero, è stata conosciuta. È uscita così. Non mi ricordavo questo aneddoto, ma è vero, perché prima magari faceva qualcosa, ma a livello su dove abitava lei, insomma. Ah, sì, non so dov'è lei? Vicenza, se non sbaglio. E faceva tipo, penso che facesse già la fotomodella, vabbè, cose sicuro. Di questo tipo. Poi da madre natura lì esplosa e adesso conduce radio, lavora RTL, se non sbaglio. Ah, ok. Fa anche tipo il post X Factor, l'Extra Factor fa, se non sbaglio. Ma lei aveva fatto anche tipo un Grande Fratello, può essere? Non mi ricordo, forse sì, qualcosa del genere, sì. Vabbè, comunque fa un po' di queste cose. Aveva fatto quest'estate anche quel programma in piazza dove tutti cantavano. Conduceva. Dove? A Sassari? Non so che piazza fosse. Non mi ricordo. Io l'ho vista una volta e mi ha semplicemente attraversato la strada. Totalmente a caso a Milano. Ah, ok. Non l'ho mai vista. No, forse un'altra volta di X Factor e basta. Vabbè, vediamo che cazzo gli hanno combinato le Iene. E ragazzi, buona visione. L'obiettivo del video l'avete capito. Oh, dadda! Buona fortuna, mi raccomando. Buona fortuna. Giovedì scorso Marco Carta è stato assolto dall'accusa di furto. Tu l'avevi insultato sui social. Io l'ho insultato perché ho molti dubbi ancora su quella cosa. Io riaprirei il caso, come la strage di Erba, perché più o meno. Dubbi? Perché è stato assolto semplicemente perché la colpa se l'è preso la persona che era con lui. Sì, no, vabbè, le robe le avevano trovate a lei nella borsa. All'altro? Cioè, no, alla tipa, sì, all'amica. Però certo, zio... Cioè, certo che se io andassi con te in Rinascente è quello il discorso, scusa. Ti tiro quattro schiaffi. Cioè, se un mio amico, cioè, se io vado con te, tu inizi a rubare le cose. Cioè, non è che sono d'accordo con questa cosa. Io ti tiro gli schiaffi. Punto. Neanche dico, vabbè, sto zitto. Almeno, ok, assolto magari, però un minimo complice deve essere per forza stato. Vabbè, non mettiamo le mani in queste cose perché sennò rischiamo una bella querela. L'episodio risale al 31 maggio di quest'anno. Il cantante insieme ad un'amica si trovava in un negozio di Milano. Ma che scherzo hai scaricato? No, è giusto, è la premessa dello scherzo, ah. Non ti preoccupare. Adesso capirai il perché. È la premessa dello scherzo. Capito? Ok. Comunque sei maglietta, almeno ruba qualcosa, cioè ruba almeno gli stivali di Saint Laurent. Ma scusami, esatto. Ma se ti trovassi come in una situazione del genere, vabbè, a parte inversi, io ti prenderei a schiaffi. No, vabbè, non è che magari... mi prenderesti a schiaffi, mi diresti di non farlo semplicemente. Sì, ma metti caso che tu lo fai come io, ti dico non mi rompere il cazzo, io li voglio prendere lo stesso. Me ne vado. Te ne vai via. No, ovvio. Ma lui è andato via prima? No, è rimasto con lei ed è uscito. Sono usciti insieme. Li hanno beccati insieme proprio per quello. Pensa a te. Carta ha sempre affermato di essere estraneo ai fatti e che il furto è stato commesso dalla donna a sua insaputa. Ed è proprio in quella situazione che abbiamo deciso di mettere Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, showgirl dal fisico mozzafiato. Sicuramente gli faranno una cosa del genere, tipo verrà accusata di furto a sto punto. Sì, un suo amico ruba qualcosa. Sì, per forza. Il nostro piano scatta in questo negozio di Riccione, dove madre natura sta provando dei costumi da bagno che dovrà sfoggiare in uno shooting fotografico. Mentre Paola entra ed esce dal camerino per scegliere i capi più adatti alle sue forme, la manager, nostra complice, furtivamente si mette nella borsa scarpe e vestiti. La manager addirittura. Golden Goose. Qualche scarpetta me la porterei a casa, sinceramente. Sto scherzando, ragazzi, ovviamente. Ma all'uscita... Oh, suona. Che poi lì per lì magari uno pensa, vabbè. Un errore. Sì, sa che magari ti lasciano dentro il coso, il beige. Il commesso invita le due donne a ripassare al metal detector. Vabbè, forse è qua. Qua, scusami. Il ragazzo vuole controllare la borsa della manager. La Di Benedetto assiste alla scena pietrificata dall'imbarazzo. Poi cerca di discolparsi. Allora, io non sono
Allora, Paola si avvicina al metal detector come ad un controllo antiterroristico. Comunque una situazione del genere ti viene male, eh? Cazzo. No, perché veramente poi come fai a dire che non eri d'accordo con questa persona, essendo anche una persona che lavora con te? Dai. La manager. La manager, appunto. E le due donne vengono lasciate andare. Noi facciamo le nostre verifiche, tanto forse abbiamo... Forse c'era qualcosa qua. Madre Natura risale in macchina pensando che c'è stato un problema al sistema antitaccheggio del negozio. Non immagina minimamente che c'è invece qualcuno che sta per vuotare il sacco. Quello lì è aperto. No. Quindi lei se n'è andata via con la refurtiva perché gli hanno lasciati andare. Cazzo. Vediamo. Io qua ancora di più mi incazzo. Sì. Perché ormai il danno è fatto, capito? Porta indietro tutto, subito. No. Che è successo? Le ho preso le cose io. Brava lei. Recitare. Sta recitando da Dio. Tu cosa faresti se io dopo vuotassi il sacco? Ti tirerei uno schiaffo. No, mi prenderesti e mi riporteresti a restituirlo. No, ovvio, subito. Andiamo, perché io c'ho questo... No, non ne vuole ritornare. No, perché no, mi piacevano troppo. Sì, Pao, ho capito, ma facciamo una figura di merda. No, io soffro di questa cosa qua da tanti anni. Ho capito, Pao. Mi piacevano troppo. Ma che cazzo di giustificazione è? No, però ti ci trovo, non sai che pure in mezzo. Ma Di Benedetto vuole tornare indietro e ferma subito la macchina. Ma perché tu fai ste cazzo di cose? Ma perché? Perché c'è questa cosa tanto. Non va bene piccola. Infatti mi stavo chiedendo, ma perché non si sta incazzando, scusa? Era una reazione anche troppo pacata. L'assistente della manager convince il resto del gruppo che è meglio per tutti raggiungere la location. La Di Benedetto è scioccata e unisce le mani in segno di preghiera. Poi una volta finito il rosario si trasforma nell'urlo di Munk. Chissà che cazzo starà pensando. Sì. Cioè, anche perché in un lavoro del genere, cioè dici, se tu hai fatto una cosa del genere, figurati cosa stai facendo a me magari, capito? Ah sì, è vero, quello. Ma puoi entrare in un negozio, minchia, e questi fanno da sponsor a sto lavoro che stiamo facendo, gli fotti la roba? Ma ti rendi conto che non è che lo posso controllare così? Ti devi far curare! Se riconosci di avere questo problema, devi chiedere aiuto a qualcuno, ti devi far curare! Ah, quindi lei dice di essere cleptomane. Sì, sì, gli ha detto prima che proprio è... attestata medicalmente. Ah, lo so questo, però gli ha detto se hai la patologia devi... Cioè, se ti succede una cosa del genere, io so questa cosa perché l'avevo cercata, devi avere l'attestato del medico che riconosce che tu sei cleptomane e sei, tra virgolette, giustificato se ti dovessero beccare. Ma perché può succedere, sì. Succede. Quelli sono, è come se avessero una malattia, non si accorgono. Ah. Non si accorgono. Cazzo. Cioè, non si rendono proprio conto, hanno proprio... Nemmeno perché magari qualcosa gli piace, ma perché per il gusto di rubarlo hanno sta patologia e lo fanno, capito? Deve essere bruttissimo. Minchia. Come cosa. Quella di sale. Magari sale portata a casa. La macchina nel frattempo ha raggiunto la villa dello shooting fotografico. Paola incontra il produttore e un giornalista locale invitato a documentare l'evento. Che emozione, che cosa stai provando, tocca a te. Allora, per me è un grande onore. È anche brava a camuffare tutto, lei, nonostante sia appena accaduto il misfatto. Termine della breve intervista, la Di Benedetto va a cambiarsi per mostrare agli americani il motivo per cui in Italia la chiamiamo Madre Natura. E la prima foto si presenta in piscina con due pezzi bianco e rosso. Ma scusa, ma con l'etichetta? Penso che dopo le restituisca. Ah, quindi nelle foto poi gliela tolgono? Sì, o le fa davanti. Sei dimenticata. Io a volte vado in giro. Anche tu, ogni tanto. Ma che io? Però non te lo dico per non farti sentire imbarazzo. Poi è la volta del costume alla Kill Bill, con una vertiginosa scollatura. Poco dopo si passa ad un pezzo intero. Perché tu non ti metti mai questi costumi? Costume... Ragazzi, a 50.000 like esce un video shooting di Dadda col costume intero, bellissimo. Poi col coso in mezzo alle chiappe dietro. Paola sorride. Sembra aver dimenticato la triste esperienza di poco prima. Chissà quanti soldi le avranno dato, grazie al cazzo, porco Giuda, anch'io mi dimenticherei. No, ma hanno detto in macchina. Il tipo ha detto: ormai siamo in ritardo per farli shooting. Sì. Li facciamo e poi ci ripensiamo e torniamo indietro. Sì, no, quello sì. Ma magari questo shooting, o dici che è proprio la sponsorizzazione dei prodotti? Dici che è proprio del negozio. Li ha provati prima quei costumi lì. Ok, pensavo lo shooting fosse una cosa seria. No, quello lì della Croazia l'aveva provato prima. Quello lì della Croazia. Il primo lì. Terminate le foto, l'assistente del fotografo arriva con una terribile notizia. Dicendomi che c'era la polizia. No, vabbè, lei impazzisce, zio. Anche perché poi ce l'hai al telefono. Sì. E lei non vorrà dire niente. Appunto, cazzo. Lì da loro, che cosa è successo? Paola non riesce a proferire parola. Anzi, riesce a malapena deglutire. Mi hanno chiamato dal blog 60 e mi dicevano che c'è stata la polizia.
problema con voi, c'è la polizia. No, hanno sbagliato, che hanno pensato che c'era un qualcosa che hanno preso. Madonna. Lei si sta cagando addosso e non ha detto niente ancora. Solo quando l'assistente del fotografo se ne va, finalmente sbotta. Ragazzi, avete rotto le palle perché voi mi sto alzando e me ne sto andando. Ve lo dico qua, Paola, di quello che devi dire perché ti giuro, mi alzo e me ne vado da qua, conto zero. Ha ragione, perché comunque lei è il volto conosciuto, tra l'altro. Se mai dovesse uscire questa notizia, è lei la prima ad andare nella merda, non la manager che magari nessuno conosce, hai capito? Ti vuoi di merda, mi faccio. No, mi rotto il cazzo anche tu adesso, te lo dico, mi rotto il cazzo. Ma la sua manager non ci sta, anzi, decide di infamarla. Noi intanto diremo che le cose sono tue, perché già siamo d'accordo. E poi assumi di cosa? Di quello che avevamo preso. Madonna. Però è bravissima a recitare la tipa, eh? Cioè, lei ci sta proprio cascando in pieno, non penso minimamente sia uno scherzo. Sono mie le cose di quello che abbiamo preso? Sì? È finita così adesso? No, Paola, è appena iniziata, perché l'autista ha chiamato la polizia che ora sta arrivando in villa. Ti ha fatto qui la polizia, diciamo che voi avete rubato. Ah, non ho rubato niente, io faccio come la chiamata, me l'ha detto la signora. Sta uscendo il Veneto che è in lei, attenzione, qualche porco Diaz sta partendo, Daniele. Ma lei l'ha rubato? Cioè. Ma loro tutti insieme. Ma come tutti insieme? Ma sono a posto, ma chi? L'autista pure. Vabbè, se viene accusato così non hai nemmeno prove, più che altro. No. È quello lo sbattimento. Come fai a dimostrare di non averlo fatto? E qui la Di Benedetto crolla e cerca di nascondere le lacrime con gli occhiali da sole. La sua carriera sta per essere rovinata per sempre per colpa della sua manager, la quale poco dopo viene lasciata da sola con lei. Mi stai facendo fare una figura di merda, guarda. Una figura di merda. Ma scusa, ma lei è strano sto rapporto che hanno, vero? Cioè, o magari l'altra è solita fare, non queste cose, ma è solita comportarsi un po' da strafottente così. Sì, perché? Perché io sarei stupito se una persona che conosco facesse una cosa degli atteggiamenti del genere. Non sto dicendo che è fake. O lei è troppo buona come ragazza. Ah, dici? Non lo so. Boh. Vediamo cosa succede. Ma stai zitta, cosa? Ammettilo. No. Cosa no? Perché no? Perché? No, intanto non è successo niente. Cosa? Non è successo niente? Ma se arriva la polizia, poi io cazzo gli dico? Cosa gli dici? Ora lo scopriremo. Buongiorno. Sì, forse hai ragione tu, è troppo buona. Vero? Sì, perché io avrei avuto una reazione molto più... Cioè, mi scanno contro chi mi sta facendo sta cosa. A questo punto, la Di Benedetto si rende conto di non avere il dress code giusto per un interrogatorio con la polizia. Posso andare a mettermi una fottuta? Se fosse stato Rocco Siffredi, sarebbe andato col cazzo di fuori. Altro che, di cosa stiamo parlando? Salve, Paola, piacere. Commissario capomorbido della custodia di Rimini. Grazie. E così, dopo aver raccolto la deposizione dell'autista, il poliziotto comincia con le domande alle due donne. Voi stamattina siete state in un negozio di abbigliamento? Sì. A Rimini. Lei non aveva una borsa stamattina quando era in negozio? Lei, gentilmente... Ma chi aveva la borsa, raga? Io la mia valigia in allora, persone. Dai, la sta incolpando davanti alla polizia, gravissima sta cosa. Nel frattempo arriva il borsone con la refurtiva. Ma prima il commissario mostra alle indagate il video delle telecamere di sorveglianza del negozio. Dimmi che l'hanno modificato. Sono geni. Per far sì che sembra che sia lei a rubare. Ah, montato. Sì, montato in qualche modo. Allora, prego, intanto vi faccio vedere il video. Questo è un video di questa mattina. Mi è stato inoltrato dalle telecamere. Di Benedetto pensa che il video è la scagione, ma non ha tenuto conto di un particolare. Ma lei lo sa che cosa vuol dire complice? Vedi, in queste situazioni ti danno del complice. No. Come Marco Carta, detto anche Marco Paper, per gli amici internazionali che ci seguono. Infatti adesso sta un po' sbloccando. Eh sì. Ma di che cosa? Ma come di che cosa? Stiamo parlando di furto. Ma allora, furto, nel video c'è lei, ok? Nel video si vede chiaramente che la signora in questione è lei. Comunque, vedete, questa è veramente una situazione di merda. Beh, se sì, ci pensi bene. Perché non hai giustificato. Anche se il video ovviamente dà la colpa all'altra, però comunque se sei una persona che insieme in quel posto, come fai a dire io non sono complice? Io non so niente. Io non so come Marco Carte sia stato scagionato, cioè, e magari era una situazione così, ti immagini? Che è stato inculato dalla tipa a fianco. Che lei faceva così la strafottente, no, stai zitto, sì. Quello non lo possiamo sapere, data la magari circostanza. Magari era una situazione... Che cazzo ne sai? Che si metteva le robe nella sacca, non ero io. Allora, per quanto mi riguarda, questo poi lo spiegherà in quest'ora. Certo, allora se i miei livelli sono questi, adesso voglio il
un avvocato, per favore, visto che mi sembra. Lei è ridicolo. Lei è... Sta rispondendo la polizia adesso, si sta lasciando andare un po', non è più. Cavolo. Giustamente. Lei è implicata come complice. Va bene. E rischia. Sta 5 8 mesi. Sì, sicuro, sono già lì, sono già lì. Sempre questi 5-8 mesi, poi non è mai così, soprattutto in Italia. Se lei ha saputo del furto, perché non ha chiamato lei la questura e abbiamo dovuto prendere la segnalazione da parte dell'autista? Perché è una persona a cui voglio bene, che lavora con me da 3 anni. Magari mi aspetto che prima si alzi un pochino di coscienza e lo dica lei, visto che è successo quindi, 30 minuti quindi... fa. Sì, la risposta ci sta, però secondo me non l'accetterebbero come motivazione. Beh no, quello no. Cosa vuol dire? Se sai una cosa, chiami subito, non è che aspetti. Sì. Ma però ovviamente lei non si poteva aspettare che sarebbe arrivata subito la polizia, capito? Ovvio. A questo punto Paola chiama suo padre per farsi consigliare un bravo avvocato. Approfittando della confusione, il giornalista del quotidiano locale nel frattempo si avvicina con un microfono in mano. Paola gradirà l'intrusione della stampa? Secondo te? Lo lancia in acqua. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti, secondo voi che cosa sta per succedere? Mi chiedo scusa, io devo fare il mio lavoro. Dopo la vicenda di Marco Carta volevo sapere se si avvicina così un po' citando Marco Carta, cazzo. E dopo aver finto di andarsene, torna con il suo fedele microfono per registrare le dichiarazioni della Di Benedetto. Volevo aspettare. Oh, te lo giuro, te lo butterò veramente. No, ha lanciato il microfono in piscina. Tu l'hai detto per scherzo. A caso. Bravo, Daniele. L'ha lanciato in piscina, grande cazzo. Per noi è il momento di intervenire. Te lo giuro, non mi devi rompere il cazzo. Attenzione, perché Paola è innocente, perché questo è uno scherzo delle Iene. Paola, Paola. Beh, lacrime. È lacrime, ragazzi. Poverina. Sta sprofondando dentro se stessa. Siete delle merde, tutti. Tutti. Sto per perdere 10 anni di vita. Mio padre lo sapeva, mio padre. Glielo devo dire, perché sta venendo qua. Erano quegli stronzi delle Iene, voglio morire, te lo giuro. Bello questo, eh? Corto lo scherzo, ma fatto bene. Fatto bene. Fatto bene. Poi magari è successo in un periodo vicino a quello che è successo a Carta. Sì, sicuramente. Tutta la cosa che è venuta fuori mediatica. Sì, un casino, Barbara D'Urso e quant'altro. Sì, lui ospite in studio, migliaia di euro avrà preso. Comunque, a me non so perché piacciono molto di più gli scherzi delle Iene rispetto a quelli di Scherzi a parte. Anche sono troppo teatralizzati. Sì, un po' teatralizzati, anche il ritmo un po' lento rispetto a quello delle Iene. Sì. Cioè, per dirti, anche quello di Simo che abbiamo fatto, noi abbiamo registrato una giornata intera e poi sono venuti fuori 15 minuti. Ed è l'unico modo per farlo così dinamico, diciamo, capito? Vabbè, sono pareri, ragazzi. Scrivete anche le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Daniele, io ti ringrazio e prima o poi arriverà uno scherzo anche a te. Preparati, vediamo se ti accorgerai. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. E noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.